Bentornati e bentrovati nel canale di Mamma Formiga e Gigiolino. Oggi nuovo video. In questo video vi mostrerò la mia partecipazione al talk delle Squisi Voglie, che è organizzata appunto dalla pagina Facebook Le Squisi Voglie in collaborazione con la scuola di cucina Tu Chef. Sono rimaste altre due puntate. Vi invito a seguire questa diretta, perché al suo interno verranno dati dei ottimi consigli. Quello in cui ho partecipato io, nella prima parte, hanno parlato dell'alimentazione dei bambini con degli esperti, invitando degli esperti, e poi hanno fatto parlare noi food blogger. Vi invito appunto a vedere anche le vecchie puntate che ritroverete sulla loro pagina Facebook. E niente, vi lascio alla visione del intervento insieme ad altre due food blogger, anche loro che come me hanno partecipato al contest Fai la differenza, recupera e ricicla in cucina. E niente, vi parleranno anche un po' della sorpresa che vi svelerò più avanti, che vi dicevo anche nel precedente video. E non vi faccio i saluti perché lo concludo con i saluti appunto della trasmissione. Scusate la qualità del video e dell'audio, ma ho registrato la diretta Zoom dal mio tablet, quindi non ci sarà sincronia fra voce e audio e tanto altro. Comunque vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, mettere like al video se vi è piaciuto e commentare. Vi mando un bacio e vi lascio alla visione. Al prossimo video, ciao! Buonasera squisi amici e squisi amiche, chef appassionati e non di cucina, bentrovati per questo terzo appuntamento con C'è più gusto a mangiar bene in formati. È un grande appuntamento che ormai ci segue da qualche mercoledì, siamo al terzo, siamo felicissimi, vi ringraziamo per averci seguito, per aver condiviso, come dire, commentato e partecipato anche a tutte le nostre attività. Anche oggi sarà un programma molto lungo, sempre a guidarvi in questo viaggio particolare nel food, qui presente Gianluca Delle Fontane. I finali perché andiamo ancora a scoprire tanti altri ospiti, altre donne, 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 le colonne della società, mi sembra. Abbiamo delle food blogger qui presenti che, sì, donne, donne, è donne, arrivato il notaio. è arrivato l'arrodino. No, il notaio. E allora, eccole qui, le vedo già collegate, le conosco ormai, le ho già incontrate virtualmente durante il contest Recupera, Ricicla in Cucina, e sto parlando di... eccola già, andremo in diverse città della nostra Italia. E allora, Maria Ricci, ci sei Maria? Ci sono, ci sono, ciao. Ciao Maria, Maria che ha il suo blog, adesso vi chiederò, farò delle domande e tutte e tre risponderete ovviamente seguendo queste domande. Poi abbiamo Elena. Non possono rispondere allo stesso modo però. Devono... No, no, devono dire cose differenti, ma certamente. Elena Bacchiocchi c'è? Presente. Eccola Elena. Ciao Elena. Buonasera. Buonasera. E poi dalla Sicilia, questo lo so già perché dal cognome, Nania Celeste, ci sei Celeste? Oh, buonasera, mi sentite? Sì, allora siamo collegati con la Sicilia, poi è siciliana. Maria credo che sia qui nel Lazio direttamente. Roma, Roma. Roma, ecco. Invece Elena, se non sbaglio, Marche no. Sì, esatto. Ah, Marche, ho detto bene. Allora, ragazze, intanto ben trovate, so che avete dei blog. Vogliamo un po', ecco, cominciare da Maria, dirci in due parole qual è il suo blog, un blog che risale un po' ai tempi antichi, ha dei riferimenti nella storia, se non sbaglio. Vai Maria.
Vero, è vero. Noi abbiamo aperto con mio cognato 3 anni fa a casa di Apicio come canale YouTube e poi lui ha lasciato per vari motivi lavorativi e quindi sono rimasta solo io e abbiamo pure una, abbiamo, io parlo sempre al plurale perché è un po' un lavoro corale perché è tutta la famiglia che partecipa in maniera più o meno continua e anche su Instagram. E poi vabbè, un blog e Facebook, quindi a casa di Apicio, perché per richiamare un po' la romanità che ci contraddistingue, ecco. Perché Apicio appunto era un gastronomo del primo secondo secolo avanti Cristo, un grande cultore insomma di ricette che addirittura possono essere anche recuperate negli atti. Non è che io ho inventato i pici. Ma che c'entrano i pici? Quelli sono cristiani i pici, non c'entra niente. Si impiccia, è il caso di si impiccia sempre questo nostro notaio. Allora, invece, Elena, tu cosa segui? Hai un blog? Anche tu mi sembra, no? Allora, io sì, ho un blog, si chiama Le recensioni di Leoni, con la Y in fondo, e sono anche su Instagram E che cosa racconti nel tuo blog? Recensioni di prodotti, le ricette che realizzo, anche con i video, tipo video tutorial di come si realizzano le varie ricette. Se non sbaglio abbiamo anche qualcosa in comune che ci piace, un tè. Non possiamo dire la marca per ragioni. Approvo quello che è scritto perché oggi ho visitato i vostri blog e approvo quel buonissimo tè da unire anche all'aperitivo. Mi piace un tè, Un tè, cioè mi il piace a tè. me. No, il tè, vabbè, lasciamo perdere. Mi E poi piace. invece abbiamo appunto Celeste. Celeste è il tuo blog. Tu ti definisci, se non sbaglio, e me lo sono anche scritto, mamma formica, mi sembra, vero? Cuoca per caso, tester per hobby e mamma per vocazione. Stupenda questa dicitura nell'apertura del tuo blog. Sì, mamma formica. Raccontaci un Nasce po' che cosa fai in questo per blog. caso, diciamo che nasce per caso, quando è nato non sapevo di cosa avrebbe trattato. Poi a poco nasce la passione per la cucina e quindi si è trasformata in un blog di cucina e anche ogni tanto qualche recensione di prodotti che acquisto o che ricevo da provare. Poi qualche anno fa è nato anche il canale YouTube, Mamma Formica e Gigiolino. Nelle quale propongo appunto le ricette che faccio, oppure anche delle recensioni o dei video che fa anche mio figlio, perché Lo è nato, coinvolgi, lo insomma. Ecco, coinvolgo, sì, lo coinvolgo tanto. tu, allora facciamo adesso il contrario. Qual è la ricetta? So che avete partecipato tutte e tre al contest, La differenza recupera e ricicla in cucina, ma qual è la vostra ricetta per eccellenza? Chi comincia? Avanti. Maria, Elena, dite. La vostra ricetta con cui conquistate una persona. Maria, 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 sentiamo Maria. Maria. La coda alla vaccinara, alla romana, ovviamente. La coda alla vaccinara, ah, ho Io. capito. Hai un segreto particolare per questo piatto? Il segreto particolare è metterci tanto, tanto, tanto tempo, tanto, tanta pazienza e tanto sedano. Ah, questo è il tuo. Questa ricetta la troviamo anche nel tuo blog, immagino. Prossimamente la ripubblico perché Ah. l'avevo messa proprio all'inizio, ma insomma, come tutte le cose all'inizio, ho saltato qualche passaggio, qualche cosa, quindi siccome è stata richiesta nuovamente, è proprio sta in lavorazione in questi giorni. Bene, Elena, qual è la tua ricetta tipo, insomma, che consiglieresti, insomma, a tutti? Allora, la più difficile in cui mi sono cimentata, diciamo, è quella che avevo portato al contest e praticamente l'ho chiamata Carbo Grisiana perché praticamente la pasta alla zuzzona quando alla fine è un insieme di varie ricette romane, diciamo, c'è la grisiana, la cacio e pepe, la carbonara.
È un po' tutto mixage. insieme. Ecco, hai osato, hai. Invece Celeste? Però ha osato da sola, voglio dire. Ha osato da sola, vabbè, poi. Dovrebbe usare in compagnia. Io consiglio sempre alle nostre food blogger, se preparate le piatte e ce le spedite qui in studio, noi siamo felicissimi. Accogliamo volentieri queste vostre preparazioni, veramente. Noi ogni mercoledì siamo qui, per cui c'è la merenda, dopo dobbiamo cenare, dopo la trasmissione, quindi è bene che ci mandiate qualcosa. Si tolga gli spaghetti dalle tasche. Non ho spaghetti, magari, e anzi, per citare, visto che lei ha citato Miseria e Nobiltà, direi che un cuoco in famiglia fa sempre piacere. Sposatevi il cuoco, quindi. Ecco. Invece, Celeste, qual è il tuo piatto? Mi piacciono cucinare i primi, però il mio piatto che riesce meglio sono le famose polpette di melanzane di cui parlavo quando abbiamo fatto l'intervista del contest. Ah, ecco, buonissime, immagino. Le polpette alla melanzana in Sicilia, figurate, è la regina della cucina. Vero. Il problema è che noi immaginiamo. Immaginiamo, ma non mangiamo niente, è il caso di dire. Allora, adesso io vi chiedo qualche secondo per pensare a quello che potrebbe essere il prossimo contest nel 2022. Sicuramente parteciperete, quest'anno l'abbiamo dedicato ai 150 anni dall'Unità d'Italia, poi Roma 160, Capitale. Roma Capitale, scusate, 160 anni invece dell'Unità d'Italia. L'anno prossimo, su che cosa potrebbe basarsi questo contest, secondo voi? Dateci un po' una mano, un aiuto, uno spunto. Prego. Chi comincia? Non litigate, mi raccomando, perché a distanza è difficile litigare. Partiamo dal sud. Partiamo dal sud. Passo. Dai, Celeste. Ma non saprei, qualcosa che abbia a che fare sempre con l'Italia comunque, Ah, perché vuoi rimanere comunque con l'Italia? dobbiamo valorizzare le nostre tradizioni, soprattutto quelle delle varie regioni, qualcosa che ha a che fare con la cucina tradizionale di ogni regione che partecipa. E ovviamente noi sappiamo che vengono utilizzati i prodotti delle squisivoglie, quindi bisogna ricontestualizzare i piatti regionali con i prodotti delle squisivoglie, magari mettendoci dentro, come dice il nostro notaio, una fusion, di un certo tipo, forse. Sì. Quindi sulla regionalità, tu faresti, lo baseresti sulla regionalità. Sì. Mentre Maria? Io più che una fusion ci metterei gli ingredienti. Certo, ovviamente. Maria, dici. Io invece andrei oltre confine, nel senso abbiamo fatto, cioè il primo è stato l'Artusi, quindi diciamo la base della nostra cucina, poi l'Italia con Roma come capitale, e fonderei le nostre tradizioni, che ti posso dire, un pollo ai peperoni, tipo quello che ho portato al contest, su un riso al curry che richiama magari l'India, no? Quindi Certo. una combinazione di sapori tra i nostri, la tradizione nostra e quelle tradizionali, però al di fuori dei confini, ovviamente utilizzando poi e fondendo insieme i sapori delle due nazioni che si scelgono e i Certo. prodotti delle squisivoglie. E invece Elena? Allora, io ci ho pensato tanto in questi minuti e siccome quest'anno ho perso la mia nonna e praticamente eravamo sempre qui da lei, e penso che sarebbe bello anche magari un tuffo nel passato e magari portare in auge qualche ricetta della nonna, di Ah. quelle che magari lei nascondeva nei cassetti per non farle trovare agli altri. Ah, quindi qualcosa di più ricercato, dando Sì, nuova. magari ecco, un tuffo nel passato proprio, di qualcosa che magari cucinavano loro quando erano più giovani, che Quindi adesso alla non si scoperta usano più della neanche. ricetta perduta, insomma, o dimenticata forse. Io pensi che la nonna la trovavo nei caschetti. La nonna, vabbè, adesso il nostro è sempre la nonna doveva, come dire, mazza e panella fanno i fighi e bello, come si suol dire. Comunque, dovete sapere, mie care amiche blogger, Maria, Celeste ed Elena, che il discorso sulla internazionalità è stato già proposto anche da qualche altra blogger.
blogger che ha detto appunto di confrontarsi con il nostro, fare un confronto tra i nostri piatti della tradizione e quelli degli altri continenti, quindi così come accennava anche Maria, quindi siamo già a due punti a favore. Io vi ringrazio per essere state con noi, ovviamente invito anche a rimanere per questi saluti finali, mandateci qualcosa di gustoso come sapete fare soltanto voi, e sono alle battute finali e voglio qui insieme a me Simona Zilli, la dottoressa Grazie. Michela Troiani della redazione, Adriana Cresci, poi voglio salutare anche in diretta il nostro Federico Tabacchino, il nostro regista, il nostro Esteban, il nostro notaio, e vedo anche collegato con noi Tommaso Piersanti. Ecco Tommaso, grazie per essere stato con noi, vuoi fare un saluto finale? Sì, volevo salutare tutte le food blogger che hanno partecipato questa sera, invitandole sempre a seguirci e insomma a darci degli spunti per nuove ricette e nuovi prodotti anche. Bene, e so che ci sono le vostre ricette anche sul ricendario, ovviamente, quindi è anche un omaggio da parte delle Squisivoglie per le vostre ricette meravigliose che sono molto ma molto seguite. Parlate di questo appuntamento anche a tutti i vostri followers, perché siamo più siamo e meglio stiamo. Ma Simona, una battuta finale per sì. Tu so che ci delizi sempre con un proverbio. Ecco, intanto fammi salutare la dottoressa certo. Michela Troiani, dottoressa, grazie Buonasera. Come sempre per i suoi meravigliosi consigli. Non mi guardi così che adesso mi squaglio con quegli occhi, lei mi spoglia, spogliatoio, come si dice, già per giocare ovviamente. Il mio proverbio di questa sera, visto che abbiamo parlato di educazione alimentare, sì. Ti stupirò. Diciamolo qui nella telecamera 1. Vi stupirò, ma è un vecchio proverbio preso dal Talmud e dice: se insegni a tuo figlio, ricordati che insegna ai figli dei tuoi figli. Una cosa importante. L'hai deciso insieme alla nutrizionista questo, perché ecco, appunto mandare avanti il nostro messaggio ed è quello che vogliamo fare noi ogni Grazie. Mercoledì con questo appuntamento. Oggi ci siamo un po' dilungati. Io non l'ho capita questa cosa, però È l'eredità alimentare. Ecco, l'eredità alimentare. Vabbè, tra poco mi lasciate adesso... l'eredità, che cosa? Guardi, tra poco, signor notaio Esteban, tra due olivette, due pomodori secchi e un calice di bollicine, glielo spieghiamo meglio. Io vado da Tommaso a fare la pericena. Ma qui abbiamo tanti buoni prodotti. Bene, io ringrazio Maria, Elena, Celeste, che vedo con suo figlio, un bambino fortunato con una mamma che cucina insieme anche agli altri. Che, la maestranna, che vedo ancora collegata. Condina. Buonasera a tutti. C'è sempre, grazie. E visitate i nostri blog. Seguiteci come sempre, mi raccomando, ricordatevi del quiz in tavola e speriamo di aver, come dire, condiviso con voi tante news, tante bellissime raccomandazioni importanti per la nostra vita. Quindi ricordiamoci sempre che ogni mercoledì, ancora per altri due mercoledì, vi aspetta un grande appuntamento. C'è più gusto a mangiar bene. Informati. Ciao, a mercoledì prossimo.